Oltre 100 militari con l'ausilio di unità cinofile hanno eseguito, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, 34 ordinanze di custodia, di cui 28 arresti nei confronti di vari soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio illecito di sostanze stupefacenti. Stiamo parlando prevalentemente di cocaina ed eroina, quest'ultima venduta e purtroppo acquistata anche da giovani giovanissimi nella città dei Sassi. Di questo fenomeno così imponente, perché parliamo di un'attività stabile, come esistono i negozi che vendono generi alimentari, oramai esistono queste piazze, questi, chiamiamoli negozi, in cui si vende abitualmente sostanze stupefacenti. C'è una domanda straordinaria di queste sostanze da parte di fasce giovanili, e qui certamente il ruolo importante, dirò una banalità, ma è così, delle famiglie, un controllo familiare, ma anche, devo dire, di soggetti più adulti. Quindi certamente noi contrasteremo giorno per giorno, giorno dopo giorno, questo fenomeno, ma se la richiesta di stupefacente continua a esserci in questa misura, mi sembra difficile che verremo a capo del problema. A capo dell'associazione a delinquere, con sede operativa a Matera, il pugliese Antonio Francia, che nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, ha continuato a gestire e coordinare le operazioni criminose. Sì, è così, evidentemente non è stata la misura idonea a contenerne in questo caso. Era un soggetto che aveva già dei precedenti per questi reati,